Monza vicino all'impresa, ma la storia continua a farla con Eiano. Limoco centra la 70esima vittoria consecutiva, superando la Berovolle al tie-break. Una partita di alto livello per entrambe le squadre, con le padrone di casa, con un'altra super Stisiak da 29 punti, che mettono in mostra una difesa strepitosa, soprattutto con Gennari. E le ospiti, che rimediano ad una spenta Egonu, cementando il muro e trovando nel duo stelle strisce Plummer e Carney, 22 e 18 punti, le bocche di fuoco decisive. Primo set di marca totalmente monzese, con battute muro incisive, con Eiano ancora negli spogliatoi per il 25-14 finale. Seconda frazione con Plummer, subentrata a Morui, trascinatrice delle Pantere, e Monza, con Stisiak in calo, che fatica in attacco. Le venete così pareggiano 20-25. Sale di colpi la partita, con super difese da una parte e dall'altra. Stisiak da una parte, Plummer dall'altra, si scambiano i colpi, e Gonu è fuori partita. Ma Carney emerge alla grande, il finale però è delle Brianzole, aggrappate al loro opposto polacco, decisivo nel 27-25 finale. Ruggito Imoku a muro e le campionesse in carica si staccano subito nel quarto, gestendo sino al 20-25 che vale il pareggio e il tie-break. Monza parte fallosa al quinto set, con Eiano vola 4-8, ma le locali non muoiono mai e Stisiak è il complemento perfetto per le monumentali difese di Gennari. Così il pareggio arriva a quota 11 e il sorpasso sul 13-12. E Gonu, fin lì in difficoltà, da gran campionessa mette la firma sulla partita, siglando gli ultimi due punti, un attacco e un ace, che valgono il 13-15 che tiene aperta la striscia di vittorie consecutive del Limoco. La Reale Mutua Fenera Chieri sfata il tabù della trasferta, conquistando i tre punti in palio contro il Delta Despar Trentino, che sigla invece la quarta sconfitta consecutiva, nonostante il recupero delle infortunate Rucli e Berti. Al Pala Trento finisce 1-3 per le ospiti. Un primo set da 35 minuti di perfetto equilibrio fino a metà, quando il più 5 di Trentino viene annullato, con Chieri che riapre di fatto i giochi sul 22-22. Grande turnover per entrambe le formazioni che proseguiranno in perfetta parità ai vantaggi inoltrati. Dopo aver annullato tre pallesette a Chieri, decisamente fallosa a servizio, alla fine sono le padrone di casa che mettono a terra il pallone del 32-30 dopo ben 5 pallesette. Nel secondo parziale sono le ospiti a venire fuori sulla distanza, incrementando un punto alla volta il proprio vantaggio. A nulla serviranno i numerosi cambi operati da coach Bertini. Le sue ragazze, meno energiche del precedente set, devono infatti arrendersi 19-25. Una Chieri nuovamente più fallosa dai 9 metri, ma che sfrutta maggiormente ricezione e muro. Lascia poco spazio all'avversaria anche nel terzo set. Sul finale Trentino, con una formazione decisamente rivisitata, lotta strenuamente in difesa, ben presente su tutti i palloni, ma che cede 22-25. Il quarto set è decisamente a senso unico. Dopo la parità sul 6-6, le bianco-blu arriveranno addirittura a doppiare Trento sul 20-10, costruendo ben 11 palle match. Grobelda e Cassotte sugli scudi conducono alla vittoria per 13-25 con facilità. Sarà la stessa francese, anche lei in rientro da un affaticamento muscolare, a ricevere il premio MVP. 20 punti con il 48% in attacco. Doppia festa al Palasport di Cuneo. In primis c'è quella della Mosca San Bernardo, che c'entra la prima vittoria casalinga stagionale imponendosi nello scontro diretto salvezza con Valefoglia per 3-0. E poi c'è quella personale di Sofia Kuznetsova, che nel giorno del suo 22esimo compleanno si regala una grande prestazione da 16 punti, corredata dal titolo di MVP del match. Pistola la preferisce all'olandese Jasper nel sestetto iniziale, e la russa parte subito forte, oscurando la classe della connazionale Kosceleva, che dall'altra parte della rete Bonafede schiera a sorpresa da opposto, in attesa dello sbarco in Italia del nuovo acquisto Bielsa. Sono 7 punti nel primo set di Kuznetsova, con Cuneo che fugge subito sul 10-4 e poi amministra nonostante l'uscita dal campo a metà parziale di De Gravi, ancora frenata dai problemi al ginocchio operato lo scorso novembre. Al suo posto entra Giovannini, ed è proprio lei a firmare sia il 25-21 con cui si chiude il primo set, che il 25-18 che vale la conquista del secondo, ancora dominato dalla Bosca San Bernardo. La Megabox, rivoluzionata dalle scelte tattiche di Bonafede, non carbura nonostante la verve della solita Jack e una solida prestazione a muro, ma nel terzo finalmente le ospiti tirano fuori l'orgoglio e una Kosceleva fino ad allora in ombra le trascina fino al 15-17. Ma proprio la capitana nel momento decisivo sbaglia due attacchi consecutivi e Cuneo ne approfitta per portarsi sul 21-17. Quando Gichel firma il 23-18 sembra finita,
Invece Vallefoglia si riporta fino al 23-22, ma poi Jack sbaglia clamorosamente la palla del pari e al secondo match point Gichel chiude 25-23. I tre punti conquistati permettono alle Gatte di abbandonare l'ultimo posto in classifica, lasciandolo proprio alle marchigiane, che adesso dovranno inserire più velocemente possibile Bielizza nei meccanismi di squadra per puntare una salvezza tranquilla. La VBC trasporti pesanti frana in casa bersagliata dalle 26 martellate di Kalia Lanier e da una Bergamo dominatrice al Palaradi. Lo 0-3 testimonia il momento di salute delle orobiche che ottengono la seconda vittoria consecutiva dopo il primo successo stagionale contro Vallefoglia e agganciano Casalmaggiore a quota 6 punti in classifica. Tra le fila locali ancora out, Polina Raimova, coach Martino Volpini sceglie Aduma Lual, optando poi in corso d'opera per Caterina Zipkova. Pochi dubbi invece per Pasqualino Giangrossi, in campo il sestetto più uno che aveva esultato una settimana prima al Palagnelli. Il braccio caldissimo di Lanier, le geometrie di Isabella Di Giulio, ingredienti che mandano subito in tilt una trasporti pesanti in grave difficoltà offensiva. Il primo set finisce 20-25, il secondo è un monologo bergamasco 15-25. Il terzo parziale con la VBC spalle al muro diventa il più equilibrato e combattuto. Le rosa ancora in maglia bianca migliorano un'efficacia in attacco sino ad allora ai minimi storici e contendono punto a punto il periodo. Bergamo lascia sfogare la preda e nel momento decisivo sferra l'attacco definitivo. Finisce 22-25 e lo 0-3 azzera le distanze in classifica tra due squadre che lotteranno fino all'ultimo per lo stesso obiettivo, blindare la permanenza in Serie A1. Una squadra solida come una roccia, un autentico schiacciasassi almeno tra le mura amiche. L'Igor Gorgonzola Novara prosegue il suo percorso netto casalingo superando la Bartoccini Forte Infissi Perugia per 3-0, ripetendo così i risultati ottenuti in precedenza contro Firenze e Casalmaggiore. La partenza però è stata tutta di marca umbra, con Diouf e Guerra letteralmente scatenate. La formazione allenata da Cristofani è arrivata ad avere anche 5 punti di vantaggio, li ha assorbiti in seguito dalle padrone di casa. Particolarmente efficace il cambio in cabina di regia fatto da Lavarini, con Battistoni inserita al posto della Hancock. La seconda palleggiatrice della Igor verrà nominata addirittura MVP a fine gara. Sul 25-22 si chiude una prima frazione che ha visto nelle file igorine emergere anche la figura di Karakurt, la più continua in attacco. Nel secondo set tenta la reazione Perugia, che riesce a mettere in difficoltà le avversarie chiudendo bene a muro con Melandri e con i colpi offensivi di Guerra, una vera macchina da schiacciate, ma nel contempo aumentano le percentuali di Alderup. Karakurt non molla neanche un centimetro e soprattutto Diouf, sul più bello, si prende due muroni da Chirichella e dalla stessa Alderup, che fanno tutta la differenza di questo mondo nel 25-22 finale. Nel terzo non c'è storia, le umbre si scollano, Novara invece prende subito le redini e porta a casa altri tre punti che la proiettano nelle zone che contano della classifica. Per la compagine allenata da Cristofani i punti restano invece 4 e sabato al Palabarton arriverà il Volley Bergamo 1991 in una sfida che si pronuncia importante per le retrovie. La Savino del Bene Scandicci infila la quarta vittoria stagionale e vola al secondo posto in compagnia di Igor Gorgonzola Novara grazie ai due punti conquistati nella maratona di Busto Arsizio contro l'UNET Iwork. Partita bellissima, decisa dalle scelte in palleggio di Malinov e dalle sempre più incisive Lipman e Natalia. La svolta nella quarta frazione con Busto in vantaggio 2-7-1 quando Scandicci sistema la correlazione muro difesa, il fondamentale che ferma l'offensiva delle farfalle in sofferenza anche nel controattacco. La squadra di Barbolini realizza 11 muri vincenti contro i 6 delle Lombarde con Bia autrice di 4 block-in. Nella UIBA grande prestazione di Mingardi autrice di 27 punti mentre sempre affidabili nel rendimento sono Livotto e Gray. Il finale di partita è un crescendo di emozioni, con Bosetti a fare gli straordinari e Zannoni libera di volare in seconda linea a prendere l'impossibile. Scandicci gioca palla su palla, Natalia luccica come l'oro dei trofei conquistati in carriera e Malinov dette i tempi di una vittoria preziosa e meritata. Per l'UNET Iwork Busto Arsizio un punto che muove la classifica, per la Savino del Bene Scandicci due punti e la consapevolezza di poter disputare una stagione di altissimo livello.
Non potevano mancare le sorprese nell'ultimo posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A1. L'Acqua e Sapone Roma batte e rimonta il Bisonte Firenze. Un 3-1 che vale forse qualcosa di più dei canonici tre punti. Il primo successo tra le mura casalinghe ha un sapore diverso e rappresenta una svolta per una squadra che dopo la grande partenza all'esordio contro Cuneo sembrava piano piano essersi spenta. La squadra scesa in campo contro Wacalor e compagni invece ha dimostrato di essere un vero gruppo, roccioso, unito e pronto a non disunirsi dopo il primo set vinto dalle toscane. Le ragazze di Saia però hanno mostrato di non andare al tappeto dopo il primo pugno subito e di saper rispondere colpo su colpo alle avversarie, crescendo scambio dopo scambio. La serata di grazia di Anna Klimetz ha fatto poi il resto. I 28 punti, tra cui 4 muri, sono un gran bel biglietto da visita per una giocatrice che mai, come in questa partita, ha preso le compagne per mano. Limitare il successo delle giallorosse alla prova mostra dell'opposta però non sarebbe né giusto né corretto nei confronti di una macchina che dal secondo set in poi ha funzionato alla perfezione. Dai muri di Cecconello ai turni di battuta di Pamio fino alla costanza di Capitan Stigrot. L'Acqua e Sapone ha giocato da squadra e da squadra ha avuto la meglio su uno dei gruppi più in forma del campionato. Il Bisonte infatti, partita bene nel primo parziale ma poi calata strada facendo fino a quasi scomparire nel quarto set, fallisce così la possibilità di insediarsi in solitaria al secondo posto in classifica. Un passo falso dopo 3 successi consecutivi per Sorocaite e compagne che devono alzare bandiera bianca in una serata complicata, iniziata benino e finita male. Resettare al più presto e pensare alla sfida contro Casalmaggiore sarà l'imperativo delle toscane. Per l'Acqua e Sapone Roma, invece, l'obiettivo sarà quello di confermare tutto quello di buono mostrato in casa nell'insidiosa trasferta di Chieri.